In caso di diverse proposte di acquisto formulate contemporaneamente da più acquirenti, chi ha la precedenza? Ciao, sono Leonardo Raso, agente immobiliare professionista che svolge questa attività da oltre 20 anni a Roma e provincia. Nel corso della mia esperienza mi è capitato spesso, grazie alle tecniche di vendita che utilizzo, di ritrovarmi che per un certo immobile ho più acquirenti pronti ad acquistare. E lì c'è la fatidica domanda: chi ha la precedenza? Ha la precedenza la persona che ha visto la casa per prima o la persona che ha telefonato per prima ma poi l'ha vista per esigenze di lavoro una settimana dopo? O ancora, ha la precedenza il vicino della porta accanto o, non so, un amico del portiere dello stabile? Oppure ha la precedenza quello che ha offerto prima un certo prezzo con determinate modalità di pagamento, oppure la persona che ha offerto il prezzo più alto? Allora, è normale che sono tutti quesiti che sono frutto ovviamente di situazioni che accadono quotidianamente nell'ambito delle trattative immobiliari. Ad esempio, mi è capitato di assistere spessissimo a venditori privati, quindi quelli che mettono all'annuncio no agenzie, agenzie statemi lontano, che praticamente cosa fanno? Si vanno praticamente da soli a incastrare in una sorta di trappola psicologica con il vicino di casa o con l'amico del portiere dello stabile che ha visto la casa e gli ha, diciamo, raccontato a voce, non per iscritto, che è pronto a comprare a un certo prezzo, per poi scoprire magari dopo 4 mesi l'amara verità che invece quella persona non può ottenere il mutuo, oppure che quella persona sì avrebbe voluto comprare quella casa che il proprietario sta vendendo ma a 150.000 euro di meno, oppure che l'avrebbe voluta comprare ma si è reso conto che prima deve vendere una casa a Canicattì in provincia di Agrigento e ha scoperto che gli offrono 100.000 euro di meno di quello che lui invece desiderava ottenere da quella vendita. Quindi, per capirci, se invece parliamo di un'attività svolta da un professionista del settore immobiliare, noi dobbiamo partire dal presupposto che bisogna innanzitutto fare una cernita tra coloro che possono realmente comprare la casa oppure quelli che appartengono alla categoria del vorrei ma non posso. Quindi innanzitutto bisogna fare già prima delle visite un'ottima prequalifica di coloro che verranno a vedere l'immobile. Quindi innanzitutto bisognerà fare in modo di capire se una persona è già pronta a comprare oppure se comprerà solo al verificarsi di certe condizioni e se quelle condizioni sono facilmente realizzabili o sono utopie. Dall'altro lato bisognerà anche creare un metodo di lavoro che consenta alle persone di vedere l'immobile in modo tale da poi poter essere messi in una, diciamo, condizione di sana concorrenza e poter magari arrivare a fare più offerte contemporaneamente, perché un grandissimo errore è quello di concentrarsi su una sola trattativa, magari con un cliente che si pensa che sia affidabile e magari è in totale buona fede ma ha sottovalutato alcuni aspetti. Un esempio banale è 7 mesi fa è andato dal proprio direttore di banca, gli ha detto che aveva bisogno di un mutuo di 250.000 euro e il direttore 7 mesi fa gli ha detto di sì, che l'avrebbe potuto ottenere. Nel frattempo abbiamo assistito nell'ultimo periodo, diciamo oggi che registriamo il video a novembre 2023, a un innalzamento costante e repentino dei tassi di interesse dei mutui e quindi quel cliente, se ritorna dal suo direttore di banca dopo 7 mesi, riceve l'amara notizia
che invece di 250.000 ne può prendere 160 o 170. È normale che a quel punto lo scenario del suo possibile acquisto cambia completamente. E quindi, per tornare all'interrogativo iniziale, chi ha la precedenza rispetto, diciamo, tra i vari potenziali acquirenti? La risposta è molto semplice dal mio punto di vista. La precedenza ce l'ha colui o colei la cui proposta il proprietario decide di accettare. Noi abbiamo un metodo di lavoro, una metodologia che abbiamo appreso dai più grandi agenti immobiliari in giro per il mondo, che ci permette di valorizzare l'immobile e di attirare l'attenzione di più potenziali acquirenti contemporaneamente, di metterli in concorrenza tra loro e non di rado di ritirare più di una proposta contemporaneamente per quell'appartamento. E a quel punto siamo spesso posti davanti a quel quesito: chi ha la precedenza, quello che è venuto a fare la proposta alle 3 del pomeriggio o quello che è venuto la sera tardi alle 8 di sera perché magari lavorava e non poteva venire prima, quello che è entrato a vedere l'appartamento sabato alle ore 10 o quello che è entrato a mezzogiorno, quello che ha telefonato il giovedì precedente alle visite o quello che ha telefonato il venerdì sera. La precedenza, dal mio punto di vista, ce l'ha quell'offerente, quel proponente che ha offerto il miglior prezzo o le migliori condizioni di pagamento per il proprietario, perché non sempre si vende un immobile in base al prezzo. Può esserci un cliente che offre 300.000 euro per una casa ma li paga in 14 mesi, ci può essere un acquirente che paga 292.000 euro per quella stessa casa ma fa il rogito in 30 giorni. È normale che se il proprietario si è già vincolato a comprare una nuova casa oppure ha delle esigenze di velocizzazione della vendita perché si deve trasferire in un'altra città, è più allettato magari da concludere la trattativa in poco tempo a un prezzo leggermente più basso rispetto a quella di dover aspettare 14 mesi come nell'esempio che ho fatto e magari prendere qualche soldo in più. Ecco perché parliamo di una materia molto molto complessa nella quale è meglio sempre rivolgersi a un agente immobiliare professionista esperto che possa aiutare a districarsi tra le varie situazioni che si possono verificare. Se hai bisogno di aiuto nel caso in cui tu volessi vendere un immobile a Roma, puoi contattarmi. In sovrimpressione appaiono i nostri numeri, puoi anche visitare il nostro sito www.lrimmobiliareroma.it o puoi seguirci su tutti i nostri canali social. Se questo video ti è piaciuto, clicca sulla campanella e iscriviti al nostro canale e puoi anche lasciare un commento e io ti risponderò molto molto volentieri. Da Leonardo Raso, buon immobiliare a tutti, ciao!